L'amore che unisce Dio Padre con il Figlio. Siamo invitati ad entrare nel mistero della Santissima Trinità, nell'amore che unisce Dio Padre con Gesù Cristo nello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco». Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Dio Padre e il Figlio Gesù sono uniti dall'amore che è lo Spirito Santo. Gesù è figlio di Dio e della medesima natura di Dio. Non un altro Dio e neppure lo stesso Dio, ma due persone distinte dell'unico Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il Figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa, allo stesso modo. Il Figlio segue pienamente e fedelmente la volontà di Dio Padre. La Trinità è piena comunione, perfetta comunità d'amore. Il Padre, infatti, ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Ciò che unisce in modo così perfetto il Padre e il Figlio è l'amore dello Spirito Santo. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Dio Padre dona al Figlio l'amore dello Spirito Santo e nello Spirito il Figlio dona a noi l'amore. Onorando, cioè amando il Figlio, entriamo anche noi in comunione con Dio, siamo abitati e abitiamo in Dio. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amando Cristo e lasciandoci amare da Lui, i nostri peccati sono cancellati. In noi prende spazio la vita. Desideriamo che anche i nostri fratelli vivano questo incontro. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Senza Cristo siamo morti perché incapaci di donarci vita. In Cristo la morte non ha più potere. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. La vita, cioè l'amore che è in Dio Padre, ci viene donato nel Figlio Gesù, perché Gesù ha il potere di giudicare il mondo. Cristo, diventando uomo, ha assunto in sé ogni peccato e fragilità umana. Ha così, nella morte e risurrezione, fatto quello che era impossibile all'uomo: salvare se stesso. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Sapremo amare con lo stesso amore con cui siamo amati? Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
il giudizio di cui si parla è quello della croce. Farò oggi della mia vita un dono.